Siamo al finisce adesso, stavolta. È stato bello, siete contenti? Che carini. Alessandra ha cantato. Quanti anni hai, Alessandra? Ha 14 anni, Alessandra. Fatemi una cosa. No, mi ha detto prima il fonico, stai nella luce, ci sono anche dei sacerdoti, qui lo dicono anche loro, me lo diceva anche il mio psichiatra. Comunque, la cosa è vero, però, la cosa importante, non voi, dopo, questo concerto sarebbe stato infattibile, soprattutto le prove, perché io sono, come vi dicevo, una persona complicata, senza un grande musicista, un grande maestro, non so se dopo il 68 si dica maestra, ma non è importante, Marta De Marchi, fate un applauso. Vi presento, perché sennò me lo dimentico. Una breve lezione su cosa sia un insegnante di musica, quindi se avete bambini mandateli a studiare batteria da lui, se non ne avete fatene questa sera e mandate, perché va con quelle stelle lì in cielo, cosa volete fare, se no dei... che ne ha pochi tra l'altro, quindi di figli ne hai pochi. Vabbè, quando ho detto a Giancarlo del Toso, che dopo poi lo presentiamo per bene, chi siete? Dove sei? No, quando gli ho detto tu allora che brano suoni a fine anno, lui mi dice in dialetto, io in dialetto non lo so, bisogna che suonino i ragazzi, mica io. Questo è un insegnante di musica, Giancarlo, insegnante di batteria. Ultima, ma non ultima, io sono ancora incredulo e probabilmente anche lei è ancora incredula di essere qui, soprattutto quando si degenera nel repertorio trash. Infatti mi vado come per dire, io qui non ci volevo venire, mi hanno costretta i miei figli. È un onore, una gioia, una felicità aver potuto vedere questi sorrisi e ascoltare questa viola che suona. Elisa Ardinghi, amici miei. Che probabilmente ha avuto delle esperienze musicali così belle che ha detto dai, roviniamo un po' la mia carriera e andiamo a suonare il brano che stiamo per fare, che speriamo di non suonare per voi, ma con voi. È una canzone che tutti conoscete, quindi come ci siamo umiliati noi, fatelo anche voi. 50 special dei Luna Pop. Grazie a tutti per essere venuti.